Salve a tutti ragazzi, il mio nome è Gabri Costa, statemi a sentire. In questo videogioco Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, ora noi dobbiamo proseguire. Ora vi insegnerò come si fa a trovare il microfono direzionale. Ascoltatemi, in questo posto noi siamo travestiti, abbiamo l'uniforme da campo, come i soldati di Gurluovic nel centro di Shell 1, però bisogna usarlo insieme all'arma AK per camuffarci da nemico. E infatti abbiamo questa AKS-74U, un fucile d'assalto con 30 colpi. Avete visto? Così i soldati nemici non ci beccano e più che altro non ci scoprono le telecamere di sorveglianza. Però quando siamo in un posto sicuro possiamo levarci il travestimento. Tutte questa uniforme da campo ce l'ha data il cyborg ninja Mr. X e ci ha dato anche la sua tessera d'identità personale che apre tutte le porte di sicurezza di secondo livello. Andiamo a prendere l'ascensore. Guardate cosa fa la telecamera di sorveglianza. Fa accendere la luce verde. C'è un piano sopraelevato e due piani interrati. Per andare a trovare il microfono direzionale dobbiamo andare al secondo piano interrato. Si va nella stanza dei computer. Computer room. Il microfono direzionale dobbiamo trovarlo per forza, capite ragazzi? Se lo troviamo lo useremo per trovare Richard Ames, capite? Il microfono direzionale ci serve per sentire i battiti dei cuori degli ostaggi. Vediamo se riusciremo a trovarlo. Microfono direzionale. Bisogna sempre guardare negli armadi per vedere cosa c'è. Non dimentichiamoci le razioni. Le razioni sono importanti, bisogna sempre mangiarle se stiamo perdendo salute. Guardate! Avete visto cosa c'è in quella gabbia? C'è un pappagallo verde. Quel pappagallo verde mi fa ricordare Metal Gear Solid 3 Snake Eater quando lo aveva The End, il componente dell'unità Cobra. Oh, abbiamo trovato il microfono direzionale. È un microfono che può rivelare suoni deboli. E ora dobbiamo andare subito al primo piano interrato. Sono sicuro che gli ostaggi si trovano al primo piano interrato. Fidatevi di me. Non dimenticate che io sono il re dei videogiochi. Non vi ho mai deluso finora. Io sono sempre andato avanti. Bene. Ora facciamo il primo piano interrato. Bisogna sempre usare l'ascensore per spostarci da un piano all'altro. Vedete cosa fa questo soldato nemico? Fa è entrato lì. È entrato in quella porta. Ora vi spiego come si fa. Ve l'ho ripetuto mille volte, quando state facendo la modalità very easy, facilissimo, avete già il radar, ma se fate la modalità facile, normale o difficile, dovete per forza usare i computer per far apparire il radar. È bello far addormentare sti nemici con questa pistola M9 che spara dei proiettili narcotici. Guardate cosa si deve fare.
bisogna prendere un nemico, bisogna strozzarlo premendo quadrato. Sapete dove lo portiamo? Lo portiamo in quel coso dove ci fa aprire la porta. Sarà lì che troveremo Richard Ames e gli ostaggi. Bene, e questo è tutto. Io vi saluto. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto, condividetelo. E ricordatevi che stiamo andando avanti con Metal Gear Solid 2. Poi siamo sempre alla Big Shell.